Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Definitivi risultati di questa tornata elettorale. Il dato che viene dalla Campania all'indomani del voto per le europee è in controtendenza rispetto al risultato nazionale. Il Partito Democratico è il primo partito davanti al Movimento 5 Stelle, terza Fratelli d'Italia. Come previsto, è stato molto basso il dato complessivo finale dell'affluenza, al 44%, con il record negativo di Napoli di poco superiore al 36%. Sono dunque i Dem a conquistare la vittoria con il 22,2%. Seguono i 5 Stelle, attestati al 20,7%, terzo il partito di Giorgia Meloni con oltre il 19%. Mentre Forza Italia ha sfiorato l'11%, oltre il quorum Alleanza Verdi e Sinistra attestati al 7%. Bene anche Stati Uniti d'Europa al 6,8%, mentre la Lega è al 5,7%. Sotto il 4% gli altri partiti, a cominciare da Azione di Calenda. Dati sorprendenti anche dal voto disaggregato, comprendendo anche la provincia, e il Movimento 5 Stelle è il primo partito tra Napoli e provincia con quasi il 25%. Il PD supera il 24%. Fratelli d'Italia è terzo con più del 15%. A Napoli città vince il campo largo, quindi. L'alleanza di centrosinistra che portò all'elezione dell'attuale sindaco Gaetano Manfredi ottiene un risultato di rilievo superando il 50%. Primo di un'incollatura il PD con 26,6% davanti al Movimento 5 Stelle con il 26,5%. Risultato importante per Alleanza Verdi e Sinistra al 12,75% che quasi raggiunge Fratelli d'Italia al 13,25%, mentre va di poco oltre il 6% Forza Italia. Movimento 5 Stelle è primo partito anche nel Casertano, mentre ad Avellino vince il PD. A Benevento, Fratelli d'Italia è il primo partito, primato che conquista anche a Salerno, città del governatore della Campania Vincenzo De Luca, staccando di 6 punti il Partito Democratico. Siamo in collegamento con Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli. Ben trovato De Magistris. Bentrovati a voi, eccoci. Allora, De Magistris, non possiamo non commentare con lei il risultato di queste elezioni europee, un risultato tutto sommato, insomma, che ci aspettavamo, questa destra che continua a vincere un po' ovunque, tiene bene il Partito Democratico tutto sommato e recupera anche qualche punto in percentuale rispetto alle ultime elezioni. Beh, abbiamo un dato innanzitutto europeo di una marcia delle destre, Francia clamoroso, Germania, Austria, anche altri paesi, Italia, dove Giorgia Meloni ottiene un risultato molto positivo. Poi abbiamo un'astensione record, per la prima volta dalla storia della Repubblica si scende sotto il 50%, un italiano su due non è andato a votare. Il Partito Democratico prende un risultato molto buono, che viene secondo me visto come il fronte antidestra, tonfo complessivo dei 5 Stelle che tengono al sud, però complessivamente vanno sul 10, anche un poco sotto probabilmente. Bene Verdi e Sinistra perché hanno scelto buone candidature. Forza Italia va meglio con Berlusconi morto che vivo, viene visto come il fronte moderato all'interno delle destre, e il duello tra Renzi e Calenda diventa un boomerang politico per entrambi. Buona l'azione di Santoro, però lontano dal quorum. Insomma, però siamo molto lontani da una politica che entusiasma, se devo dire la verità, perché ho visto pochissimo entusiasmo, poche persone alle urne, molti hanno votato sul piano personale qualche candidato apprezzabile. Insomma, mi sembra che stiamo lontani da una rinnovata voglia di partecipazione politica. Assolutamente così, sicuramente il Movimento 5 Stelle esce sconfitto. È vero anche che l'astensionismo forse ha più penalizzato il Movimento 5 Stelle, soprattutto al sud dove si è votato in percentuale di meno e dove il Movimento 5 Stelle era comunque più forte. Ma io credo che il Movimento 5 Stelle deve essere attento a non apparire come la spalla del Partito Democratico, perché pochi mesi fa queste europee venivano viste un po' per chi doveva avere la leadership contro le destre, tra Conte e Schlein, ha stravinto la Schlein. Io credo che il Movimento ha un futuro se riscopre quel senso anche di apertura alle forze civiche che ci sono e ci sono sempre state nel nostro paese, cosa che non sempre è avvenuta negli ultimi tempi. Anzi, io ricordo per esempio alle regionali in Calabria, per fare un esempio, se il Movimento 5 Stelle ci avesse appoggiato, altro che il 17%, rischiavamo di vincere le elezioni regionali, e là sarebbe stata un'alleanza 5 Stelle ottimismo
che avrebbe portato lontano. Quindi loro devono fare delle scelte perché sono scesi molto in basso, seppur tengono, come abbiamo detto, bene in alcune zone del paese, ma queste sono europee, non sono elezioni locali, perché poi anche dove si va nelle amministrative, mi sembra che il duello è soprattutto tra Partito Democratico, centrosinistra e destre. Quindi oggi il risultato apprezzabile nel fronte delle opposizioni l'ha avuto Elly Schlein, che ha saputo, secondo me, fare comunque una buona campagna elettorale. Un'ultima domanda sull'affronte politico per chiudere appunto questa analisi anche post voto. Secondo lei, con questi risultati, il governo nel suo complesso, con tutte le forze che lo rappresentano, esce più solido o comunque qualche mal di pancia in più all'interno del centrodestra di governo esiste? Mi riferisco alla Lega che perde comunque moltissimo. No, più solido secondo me. Mal di pancia ci saranno sempre perché fa parte della politica. Poi la Lega si salva grazie a Vannacci, che prende credo circa mezzo milione di voti. La Lega pure sta in una fase secondo me di crisi. No, mal di pancia e le turbolenze ci saranno sempre, ma il governo è più solido. La Meloni ha mantenuto un risultato molto positivo. Poi ricordiamoci che vincono due donne, questo è un dato secondo me da non sottovalutare. Meloni e Schlein hanno vinto queste elezioni. Allora, torniamo ai problemi di casa, strettamente di casa nostra. Mi riferisco a Napoli, dove lei è stata la guida facendo il sindaco per 10, anzi 11 quasi anni, perché c'è stato il Covid, quindi il periodo è stato allungato, il sindaco più longevo della città di Napoli. Cosa sta accadendo con l'acqua, bene comune, l'ABC? C'è stato l'incatenamento di padre Alex Zanotelli qualche giorno fa, proprio per dire l'acqua deve restare pubblica, è un bene che non si tocca, ma la giunta Manfredi ha deciso diversamente. Chiaramente poi la parola spetterà al Consiglio Comunale, che dovrà deliberare quanto poi stabilito dalla giunta. Ma è gravissimo quello che ha fatto Manfredi e la sua giunta. L'acqua bene comune è l'orgoglio di Napoli nel mondo. Io sono andato esattamente un anno fa in Brasile, dove volevano ascoltare l'esperienza napoletana. Siamo stati in Europa, in Italia ci invidiano tutti. Siamo stati l'unica amministrazione che attua il referendum sull'acqua pubblica, ma non solo questo, l'azienda è un modello. L'azienda è un'azienda solida che ha assunto sotto la nostra amministrazione centinaia di persone, che ha tariffe più basse dove l'acqua non è invece pubblica, ha sottratto l'acqua dall'essere una merce, l'acqua è di tutto e di tutti. Quindi è un attacco che va nella direzione di Manfredi. Manfredi con la sua maggioranza, ahimè, che non è la maggioranza tra l'altro meloniana. È una maggioranza che parla certe volte il linguaggio dell'acqua pubblica e del bene comune, però nei fatti fa tutt'altro. Smantella un modello, toglie le associazioni dal controllo della gestione dell'acqua, non dà peso ai lavoratori, annulla la democrazia partecipativa, nell'ottica di Manfredi che è quella non del bene comune, ma dell'interesse privato, cioè la svendita della città, i beni comuni vengono calpestati, le bonifiche a Bagnoli non si fanno. Si modificano i piani regolatori per fare più speculazione, e l'acqua, che è un modello che ci viene invidiato, invidiato da tutti, lo cancella. È Attila, non è un sindaco. Questo è un antinapoletano. Non lo so se lo fa per incapacità, per inadeguatezza, per Il pigrizia. sindaco, sempre per onor di verità, dice era diventato veramente impossibile con questo statuto anche approvare il semplice bilancio, per cui non si va lontano in questa direzione. Ma che dice? Ma lui vive in un altro mondo. Se gli danno fastidio le persone che sono democraticamente elette, pensate che noi che forse eravamo eccessivi in un altro senso, addirittura i componenti del Consiglio di amministrazione non prendevano i emolumenti, a differenza di Manfredi, che la prima cosa che ha fatto si è triplicato lo stipendio. E a lui forse dà fastidio che ci sia il componente del WWF, il componente di Mare Vivo, il componente di Legambiente, il componente del popolo. È insofferente, quindi bisogna dire la realtà per com'è. Però la domanda che io voglio fare, dottoressa, tramite la sua importante trasmissione, vi chiedo, adesso che si va in Consiglio Comunale, i consiglieri comunali, molti dei quali compagni, amici, persone di cui ho grande stima e che sono stati miei collaboratori, che sono stati protagonisti dell'acqua pubblica, allora io chiedo loro,
avete sbagliato prima e non credo. E oggi come si fa a stare in silenzio di fronte a un sindaco che sta svendendo la città, che privatizza tutto, che non fa la bonifica a Bagnoli e non tutela la salute pubblica, che cancella l'acqua pubblica, che apre le strade agli speculatori? Cioè, come si può stare in quel consiglio comunale in silenzio? Ma veramente lo dico da napoletano con l'amore che ho per questa città. Io sono preoccupato, perciò mi sento più accalorato, non perché io debba difendere qualcosa di cui sono orgoglioso, perché quello rimane patrimonio della storia, non è che arriva l'Attila di turno e la cancella, ma questo signore con la sua maggioranza sta diventando un pericolo per i diritti della nostra città. Allora io ho il dovere di dirlo e chiedo anche ai consiglieri comunali di farci sapere qual è il loro pensiero, perché poi ci arriveremo tutti quanti come via di conseguenza, perché se uno un giorno dice una cosa, un giorno dopo cambia idea, un giorno è per i beni comuni, poi per i beni privati, allora il problema non è il nostro, che siamo coerenti. Il problema è di chi evidentemente va come il vento, volta per lo scirocco, una volta dove va il maestrato. Ma vedremo cosa accadrà in Consiglio Comunale, torneremo chiaramente ad analizzare il tutto, sono scelte amministrative di cui chiaramente la Giunta Manfredi si assume tutte le responsabilità. Noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci De Magistris. Grazie, beviamoci un bel bicchiere di acqua bene comune, che fa bene anche alla salute. L'acqua di Napoli è buona, non serve a te. Assolutamente Arrivederci, grazie. sì, arrivederci. Turista in kayak travolta e uccisa in mare a Posillipo, superstite salvato da un natante. Sarebbe stata travolta da un gommone mentre era in kayak e finendo in mare le eliche l'avrebbero colpita a morte. La vittima, Cristina Frazzica della provincia di Pavia, era a bordo della piccola canoa con un amico, un avvocato che è rimasto illeso. Saranno fondamentali proprio le informazioni rese dal superstite per far luce sulla tragedia avvenuta ieri pomeriggio nelle acque di Posillipo a Napoli, nei pressi della residenza presidenziale Villa Rosberi. Poco dopo le 17, la trentenne era a bordo di un kayak insieme con un avvocato napoletano quando i due sono stati investiti da un'imbarcazione che ha proseguito la sua marcia. L'uomo è stato sbalzato in mare insieme con la donna. L'allarme è scattato poco dopo le 18, mentre l'incidente in mare si sarebbe verificato almeno una mezz'ora prima. Una barca che passava nei pressi del luogo del sinistro ha soccorso il professionista. Le ricerche a cui hanno preso parte le imbarcazioni della Capitaneria di Porto, il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza scattate appena dopo il recupero del naufrago, hanno consentito di individuare la trentenne ormai senza vita. Le operazioni di ricerca del natante, coordinate dalla Procura di Napoli, che ipotizza i reati di omicidio colposo e omissione di soccorso, saranno messe a punto nel corso di un briefing. Secondo le prime informazioni, il kayak sarebbe stato investito da un natante che da nord procedeva verso gli attracchi partenopei di Mergellina in Napoli. Forse era diretto anche nei moli più a sud, sui quali ora si concentreranno i controlli agli attracchi. Insieme seguiamo ancora questo servizio. Per l'omicidio di Massimo Cerrato, avvenuto il 19 aprile del 2021 per una lite scoppiata per un parcheggio, la procura ha chiesto l'ergastolo per tutti e quattro gli imputati durante la requisitoria del processo di secondo grado davanti alla Corte d'Assise. Una storia che sconvolse l'opinione pubblica, quella relativa alla morte del custode 61enne del parco archeologico di Pompei, ucciso con una coltellata al petto a Torre Annunziata in provincia di Napoli. Il sostituto procuratore generale ha chiesto la massima pena per Giorgio e Domenico Scaramella, Antonio e Francesco Cirillo. In primo grado tutti vennero condannati a 23 anni di carcere. Il magistrato ha poi chiesto per Giorgio Scaramella, l'uomo che chiese e ottenne l'intervento degli altri aggressori dopo la prima lite, il riconoscimento del concorso pieno nell'omicidio di Cerrato, che invece in primo grado venne ritenuto anomalo dai giudici. Per i restanti tre imputati ha chiesto il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi. Presenti in aula, così come nelle altre udienze, la moglie e la figlia di Cerrato, Tania Sorrentino e Maria Adriana Cerrato, che si trovava in compagnia del padre quando avvenne l'omicidio. Cerrato intervenne per difendere la figlia aggredita da uno degli imputati, che reclamava il possesso del posto auto.
è accusato di aver tentato di uccidere due persone, padre e figlio, verosimilmente con un paio di forbici. Il 46enne è denunciato per tentato omicidio dai carabinieri che lo hanno rintracciato nella sua abitazione nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Le vittime sarebbero state colpite con un'arma da taglio al culmine di una lite, è scoppiata con un conoscente, i due, un 43enne e un 22enne, padre e figlio, sono stati medicati all'ospedale del Mare di Napoli. Ed è in pericolo di vita il ventenne che poco prima dell'una di questa notte è stato colpito al torace verosimilmente con un coltello. Sull'aggressione avvenuta a Nola in provincia di Napoli stanno indagando i carabinieri, i militari della locale stazione e del nucleo operativo radiomobile di Nola sono intervenuti in via Padre Francesco Pagliola dopo la segnalazione e la presenza di un ferito. Il giovane è stato portato prima all'ospedale di Nola, poi all'ospedale del Mare nel quartiere Ponticelli di Napoli, dove si trova in prognosi riservata ed in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e identificare chi ha inferto il colpo. Truffa ad anziani nel quartiere Chiaia, ha fermato un 47enne. Cambia il copione delle truffe a danni di persone anziane. Dalle telefonate ad opera di finti avvocati si passa all'approccio in strada. Un 47enne con precedenti penali è stato arrestato dagli uomini dell'arma dei carabinieri, indiziato di truffa aggravata ai danni di persone anziane. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione Carabinieri di Napoli Chiaia, coordinati dalla Procura di Napoli, il truffatore, con l'aiuto di un complice ancora da identificare, avrebbe avvicinato in strada un 74enne, spacciandosi poi come impiegati di un negozio di informatica. I due avrebbero affermato di dover consegnare al figlio della vittima due compact disc, uno del valore di 150 euro, l'altro di 200, inducendo il malcapitato in errore. Avrebbero incassato la somma. Stesso copione diverse le vittime in altri quattro analoghi episodi, tutti commessi tra le vie del quartiere Chiaia. Ad una delle vittime, un 81enne, dopo aver inscenato la storia del compact disc, il 47enne avrebbe strappato dalle mani due banconote da 50 euro. Per questo, l'uomo che adesso si trova all'interno della struttura penitenziaria di Poggioreale risponderà anche di furto con strappo. A 100 anni esatti dall'omicidio di Giacomo Matteotti, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha deposto una corona d'alloro dinanzi alla lapide che ricorda l'impegno del politico antifascista Giacomo Matteotti, che con i suoi interventi alla Camera dei Deputati denunciò i soprusi del nascente regime dittatoriale. La lapide in marmo, collocata nel 1945 in via Pessina, nel quartiere San Lorenzo, è stata di recente oggetto di un intervento di restauro curato dalla Napoli Servizi con l'autorizzazione della Sovrintendenza Belle Arti e Paesaggio su impulso dell'Ufficio Culturale in collaborazione con il Servizio Patrimonio. I ragazzi di Nisida ripuliscono i fondali di Napoli. Niente carcasse di motorini come in passato, ma bottiglie di vetro, paraurti di auto, vecchi canotti, qualche pneumatico e vecchi telefoni cellulari. Tutti oggetti rinvenuti nel piccolo specchio d'acqua del Borgo Marinari di Napoli, da oggi più pulito grazie a un progetto che vede protagonisti 10 ragazzi detenuti nel carcere minorile di Nisida. Ragazzi formati da esperti sommozzatori della Marina Militare, Aniello Cucinello, comandante del quartier generale della Marina di Napoli. Il progetto mette al centro proprio il ragazzo e attraverso il mare, attraverso quindi la conoscenza del mare, si coniuga legalità, rispetto ma anche ecologia, affinché questi ragazzi possano reinserirsi all'interno della società con una nuova professionalità. Un progetto nell'ambito della Giornata Mondiale degli Oceani, che vede impegnata anche l'Archeo Club d'Italia e va di pari passo con un percorso educativo utile a formare i ragazzi di Nisida per il dopo periodo detentivo, hanno spiegato Mariangela Cirigliano, coordinatore area tecnica del Centro Giustizia Minorile, e Rosario Santonastaso, presidente nazionale di Archeo Club. Un ragazzo è stato proposto per una borsa di studio per il brevetto più alto che poteva, ottenere. La novità è rappresentata anche dall'utilizzo dell'imbarcazione che è stata sequestrata giù in Sicilia, che è la Mare Nostrum Dike, con cui stiamo facendo un percorso formativo anche insieme con i ragazzi. A ospitare le operazioni il Circolo Savoia, presieduto da Fabrizio Cattaneo della Volta. Questa iniziativa è nel solco delle nostre attività sociali, ne abbiamo tante, questa forse è quella di cui vado più orgoglioso.
Dal 17 giugno Forio sarà la capitale delle signore del mare. Grazie a vele d'epoca, la regata internazionale è riservata ad imbarcazioni classiche interamente in legno e costruite nel secolo scorso. L'evento, che farà base sull'isola per diversi giorni, è organizzato dal Comune di Forio e dalla Marina del Raggio Verde, realizzato dal Real Yacht Club Canottieri Savoia e dal Circolo Nautico Punta Imperatore, e vedrà la partecipazione di scafi storici. Presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo, presentazione del progetto Padel Ness con il sindaco Manfredi e l'assessore allo sport Ferran. Dal 22 al 24 novembre, negli spazi della mostra d'oltremare, arriverà Padelness, un progetto straordinario che unisce i mondi del padel e del fitness e che ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Napoli, assessorato al turismo e alle attività produttive, e il patrocinio di Regione Campania, CONI Campania, che ha inserito Padelness tra gli eventi ufficiali di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Ussi Campania, Sindacato Unitario Giornalisti Campania, Confederazione Italiana Wellness e Attività Sportive per la Salute e dell'Associazione Side by Side. Ma in partner Freccia Rossa, con Padel Mixto saranno organizzate partite con persone in carrozzina. Padelness è un esempio virtuoso di turismo sportivo. Al main partner di prestigio Freccia Rossa si unisce l'azienda di viaggi Planet Travel, che promuoverà sul territorio nazionale e coordinerà in rete con i tour operator i soggiorni Padelness a Napoli. Voglio particolarmente sottolineare l'importanza della partnership con Freccia Rossa, perché questo significa promuovere l'evento, incentivare la presenza turistica con la scontistica sui biglietti. Padelness, che è la mostra d'oltremare, occuperà i padiglioni 4 con i palchi fitness e i padiglioni 5 e 6 con i campi di padel, è un grande progetto ideato e organizzato da Enti Mostre SRL, ovvero Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco, che stanno lavorando da più di un anno, dialogando e riuscendo a coinvolgere importanti realtà nazionali e internazionali come Telematica, Les Mills e Rex. Una grande opportunità di business per le aziende, tornei e lezioni didattiche, quindi di esperienze adrenaliniche per gli appassionati. Cercheremo di creare un connubio vero e proprio, sia attraverso, diciamo, l'aspetto ricreativo, ma soprattutto attraverso l'aspetto didattico. Il sindaco di Napoli non ha mai giocato a padel, gli organizzatori provano a strappargli la promessa di provarci, regalando a lui e gli assessori Armato e Ferrante le pale personalizzate realizzate da Reverse Padel e Pickleball. Confesso che non ho mai giocato a padel, però insomma so che c'è, perché tanti miei amici giocano, quindi è mai dire mai. Padel e Napoli hanno una buona relazione, questa fiera che verrà a Napoli sarà l'occasione ancora di più per impegnare l'amministrazione e la città in questa direzione. Il cinema incontra il Made in Italy all'Ischia Film Festival, che celebra quest'anno il significato dell'esperienza del fare impresa, di cui Bonacina 1889, main partner della Kermesse e testimone autore della sua lunga storia aziendale. Presentato al Teatro Diana il nuovo cartellone per la prossima stagione 2024-2025. Presentata al Teatro Diana di Napoli la nuova stagione teatrale 2024-2025, la stagione che si è appena conclusa ha registrato un grande successo, lasciando così alle spalle i festeggiamenti per i 90 anni del Teatro Diana, con la visita del presidente, tra gli altri, della Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco Gaetano Manfredi, e con la visita ufficiale del ministro della Cultura Gennaro San Giuliano. Claudia Mirra ha presentato il cartellone con tanti interessanti nomi del panorama nazionale. Vincenzo Salemme, che tornerà con il suo Natale in casa a Cupiello, poi primo spettacolo con Barbara D'Urso. A seguire tanti altri spettacoli che accontenteranno tutti i gusti.
Molti sono i nomi, le novità, aprirà la stagione con un furia abbonamento il ritorno proprio di Vincenzo Salemme con Natale in Casa Pupillo dopo lo strepitoso successo dello scorso anno. Ancora avremo l'inaugurazione in abbonamento con Barbara D'Urso che dopo 15 anni torna a fare teatro in Taxi a due piazze. Avremo Massimo Ranieri con il suo Tutti sogni ancora in volo, Paolo Conticini e Enzo Iacchetti di Intuzzi, il famoso film che molti ricorderanno di Dustin Hoffman con la regia adattato proprio per il teatro da Massimo Romeo Piparo, Nancy Brilli nell'Ebreo e così ancora Pannofino, Biagio Izzo con un testo di Fornari, con la regia appunto di Fornari, Massimiliano Gallo che porta in scena insieme a Diego De Silva, hanno scritto a quattro mani il personaggio di Malinconico che molti ricorderanno nella serie televisiva e questa volta per la prima volta sarà anche sul palco. E così Giovanni Esposito sarà in scena con Benvenuti in Casa Esposito con la regia proprio di Alessandro Siani, questo testo tratto dal libro di Pino Imperatore. Alessandro Siani sarà come sempre a dilettarci nelle festività natalizie e sarà appunto durante il periodo tutto dal 25 dicembre in poi. Molte sono le iniziative sempre del Teatro Diana e le iniziative collaterali, la stagione concertistica che parte come sempre da dicembre in poi gli appuntamenti con i libri del sabato mattina, le nostre scuole di recitazione, la scuola di musica e così ancora l'attività del Teatro Acacia che ormai dal 2021 è entrata all'interno di quella che è la gestione del Teatro Diana. L'inclusione dei disabili al centro di un'iniziativa che si terrà il 21 giugno a Vallo della Lucania. Fare spazio all'inclusione, Chiesa e Terzo Settore insieme, il titolo dell'evento promosso dall'Ufficio per la Pastorale delle Persone con Disabilità della Diocesi di Vallo della Lucania in collaborazione con il Forum delle Associazioni Insieme si può fare. L'evento punta a diffondere l'importanza di un'azione di rete tra Stato, Chiesa e società civile per generare percorsi innovativi di welfare e per sostenere progetti di vita delle persone con disabilità. Al premio Cimitile 2024, presentazione del libro di Angelo Scelso verso il Giubileo 2025. La 29esima edizione del premio Cimitile, che guarda già al trentennale del prossimo anno, è dedicata alla luce. La settimana di arte, cultura, libri e incontri è aperta con la mostra d'arte nel segno della luce, aspettando il giubileo del 2025, a cura di Giuseppe Bacci. Il presidente della Fondazione Felice Napolitano ha evidenziato il tema di quest'anno. Il premio Cimitile rappresenta terreno fertile di confronto tra istituzioni politiche, accademiche, scientifiche ed ecclesiastiche, luogo di dialogo e di promozione della cultura, della fede, della giustizia e della solidarietà. Sarà una settimana intensa di arte, storia e cultura che concluderemo sabato 15 giugno con la consegna dei campanili d'argento ai vincitori della 29esima edizione del premio Cimitile. Nel complesso delle basiliche paleocristiane è stato presentato il libro Verso il Giubileo del 2025 di Angelo Scelso, Francesco D'Amato editore. E questo libro mette l'accento proprio sulla diversità tra il grande giubileo degli anni 2000, quindi di circa 25 anni fa, e il mondo d'oggi. La Chiesa in qualche modo è a capo di questo pellegrinaggio che non è solo ecclesiale, ma è di tutto il mondo, quest'atto religioso che cerca di penetrare nella storia, cerca di capirla. Alla presentazione sono intervenuti anche Filomena Balletta, il sindaco di Cimitile, Elia Laia, presidente dell'associazione Obiettivo Terzo Millennio, l'assessore regionale al turismo Felice Casucci, Giuseppe Bencivenga, consigliere della città metropolitana di Napoli, il giornalista e scrittore Ermanno Corsi, che è anche presidente del comitato scientifico del premio Cimitile, e Sua Eminenza il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita emerito di Napoli, che ha compiuto una riflessione sul momento che sta attraversando l'Europa. Il giubileo è l'occasione in cui si aprono le porte per far entrare la luce nel cuore degli uomini, nelle menti, e quindi cercare di testimoniare quello che è il valore principale della luce, cioè la carità, la solidarietà, la fraternità e l'amicizia.
È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguire i nostri programmi e arrivederci.